E bella a tutti ragazzi e ragazze, ben ritrovati dalla vostra Croatomist. Oggi siamo qui con un video reaction ai vostri segreti più hot di sempre. Quindi roba caliente, roba ardente, ok? Ebbene sì ragazzi, questo perché qualche giorno fa nel mio profilo Instagram ho pubblicato delle stories dove vi avevo comunicato che avrei appunto registrato un video per YouTube e dove voi sarete stati appunto i partecipanti di questo video. Vi avevo appunto richiesto di scrivermi in direct un vostro segreto hot, che ovviamente sia appunto in ambito hot, ma di qualsiasi tipo di categoria, quindi qualcosa di cringe, divertente, imbarazzante, serio, spinto, qualsiasi cosa, letteralmente. E voi lo avete fatto e di conseguenza io ora sono qui con un bellissimo video dove ovviamente vi ho anche comunicato che ovviamente il tutto sarebbe stato ovviamente censurato, quindi i vostri nomi non saranno visibili perché è giusto che appunto sia fatto tutto quanto in anonimato. Quindi secondo me oggi ne vediamo delle belle e mi raccomando ragazzi, se anche voi volete far parte di un mio prossimo video qua su YouTube è molto importante da seguire due passaggi: seguitemi su Instagram e rimanete sempre sintonizzati per quanto riguarda appunto i miei post e le mie stories, perché sono sempre lì magari da un giorno all'altro che vi pubblico un qualcosa dove vi chiedo: ragazzi, sto per registrare questo video, quindi preparatevi, mi serve questo, questo e questo, voi fate e io vi porto qua sul mio canale, così facciamo qualche video molto divertente insieme. Quindi ragazzi, prima di cominciare con i segreti lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale e fatemi sapere se volete la parte 2 di questo video. Ma ora non perdiamoci in chiacchiere ragazzi e andiamo subito a vedere i vostri segreti. Allora iniziamo col primo segreto. Allora, è successo che mia sorella... No raga, già che scrivete sorella o fratello già non va per niente bene questa cosa. No, è successo che mia sorella mi ha chiesto di toccare la... e io ho detto di sì. Per fortuna non mi hanno scoperto. Ma io ti denuncio. Ma chi sei? No raga, tutto ma non con le sorelle e i fratelli. Va bene anche i cugino e le cugine, ok? Proprio borderline va benissimo, ma le sorelle e i fratelli no raga. Ma che state dicendo? Vi prego, ma tutto ma non questo. Voglio sapere da te adesso, mi scriverai in un direct se mai vedrai questo video, mi raccomando, scrivimi in direct come è andata a finire, se è una cosa che ha continuato, se a tua sorella è piaciuta. Sono curiosa, per favore scrivimelo perché sono troppo curiosa, fammelo sapere. Però no raga, non fate ste cose, ma non fate ste robe, vi prego, tutto ma non questo. Secondo segreto, un messaggio un po' lunghetto. Allora, ti racconto di come ho perso la verginità. Stavo frequentando un uomo abbastanza più grande di me. Una sera mi invita a cena da lui e io decido di andare. Dopo cena ci staremo sul letto e mi fa: ti va? Io, diciottenne, ingenuo, pensavo intendesse se mi andasse di baciarci. Allora gli dico di sì. Mi gira con la pancia... no, non me lo dire. Mi gira con la pancia in giù e nel giro di 2 secondi me lo mette... ma no! Ma questo è abuso! Ma Ero troppo in imbarazzo per fermarlo. La cosa tragica è che è durato 20 secondi e dato che avevo usato un gel anestizzante non ho sentito nulla. No, raga, sta roba è greve. Cioè, allora... capisco magari il tuo imbarazzo nel non sapere come comportarti in una situazione del genere, perché magari non è una situazione in cui ci si trova tutti i giorni, fortunatamente, e quindi magari non sapevi un po' come comportarti o come agire. Spero che questa cosa non sia, diciamo, non sia rimasto un tuo trauma, perché è una cosa comunque brutta, anche perché magari tu ti aspettavi una roba un po' più semplice come dei baci, in realtà tutto l'opposto. Quindi in realtà lui è stato pure un grandissimo smorzo, devo essere sincera, perché non si comporta così, fuori di testa. Però il fatto che è durato 20 secondi, meglio alla fine, meglio per te, perché almeno è finito subito la situazione. Bruttissima esperienza, veramente un'esperienza veramente di madremmi, posso dirlo? Veramente orribile. Spero che insomma non sia rimasto un trauma, perché sta roba veramente non deve minimamente esistere. Ma ora passiamo al terzo segreto. Stavo a mare con questo mio amico, avevamo un'amicizia molto stretta, ecco. Questo emoji un po' così. Stavamo sulle sdraio e mi metto di fianco a lui e per casualità gli metto la mano sul pantaloncino. Mo dai, per casualità, non dobbiamo vergognarci di dire la verità. Cioè, questa casualità non è stata una casualità. Dimmi la verità, non lo è stata. E ci scommetto quello che vuoi. Ho scoperto che era femmina. Ah, cosa che non mi è andata per niente male, perché alla fine ci siamo messi insieme. Oh, un finale della Madonna. Usi però i maschili perché si sente tale. Ok, ci sta, ci sta. Quindi alla fine, nella tua casualità, che non era casualità, è perché lo so benissimo che non era casualità, alla fine è finita bene. Quindi in realtà una sorta di happy ending, cioè capisci a me ovviamente. Ci sta come segreto, cioè sono contenta per voi ovviamente, tanta roba, quindi GG cavolo. Andiamo adesso al prossimo segreto. Ho fatto venire... no, come, che senso ho fatto venire? Ah no!
Fermi, fermi. Ho interpretato male io il messaggio. Cioè, ho detto, che cavolo, devo leggere subito un messaggio con "ho fatto venire", cioè manco il tempo di leggere, già così. Però ho frainteso io, scusatemi. Ho fatto venire di nascosto la mia ragazza a casa, e mentre spazzavamo per terra, all'improvviso entrò mia madre e dalla porta ci vide. Da quel giorno rimasi traumatizzata a vita, anche se ammetto che comunque lo rifarei. Allora, questa cosa credo che sia accaduta a tantissime persone e tantissimi di voi, ci scommetto. A me fortunatamente non è mai successa questa cosa di fare robe in casa ed essere, cioè fare robe in casa con i genitori in casa, sì, ma mamma, papà, non guardate questo video, vi prego. Ma non mi hanno mai beccata, fortunatamente, perché sennò penso che sarei morta nel cringe, nell'imbarazzo più totale. Il fatto che lo rifaresti vuol dire che ti piacciono quelle cose un po' spicy, un po' rischiose, quindi ci sta, posso approvare. Bel segreto. Tanta roba. Mi dissocio ancora per come avevo letto il messaggio all'inizio, perché era veramente indecente per come l'avevo interpretato. Però alla fine sono sicura che insomma siete... avete capito. Andiamo avanti. Prossimo segreto. Un giorno una mia amica giocava con un sex toy vibrante e mi ha chiesto di tenere il telecomando e farla divertire. Vai. Oh, che grande amico. Un amico a cui... c'è un amico che tiene davvero alla sua amica. Approvo. Alla fine lei è arrivata al dunque, perché voi avete delle parole censurate, è arrivata al dunque, e io mi sono divertito anch'io con lei. Furbacchione! Guarda che mascalzone. Già ce lo vedo io a lui, a sto ragazzo. Una mano il telecomando così, e l'altra con diciamo il come dire, il l'obelisco dell'Egitto antico degli anni 40, o con in mano diciamo la maniglia del portone di casa. Vabbè, comunque doppio divertimento, ci sta. Se alla fine a lei andava bene, a te andava bene, oh, qual è il problema? Ci sta tantissimo. Quindi approvo come segreto. Beata la tua amica, e beata ovviamente in questo caso anche te. Ci sta. Allora, quando andavo in piscina c'era un ragazzo con 2 anni in più di me che mi piaceva. Anche lui, tra virgolette, ricambiava, e dopo un po' di occhiate un giorno eravamo andati nello spogliatoio insieme e abbiamo iniziato a farci dei... Fermi, voi l'avete censurato, vi faccio la traduzione. A farci dei bomboloni con la crema, ok? Quella è la traduzione. Poi entravamo di nuovo in acqua, prima uno e poi l'altro, giusto per far finta di nulla praticamente. Questa cosa è durata per un mese, perché poi è arrivato il Covid e non sono più andato. Quest'anno sono ritornato e sfortunatamente non sta più. Ah, te piaceva quindi, il bombolone con la crema. Però c'è un altro che mi piace. Ok, allora dai, quantomeno hai trovato diciamo un possibile sostituto con cui fare i bomboloni con la crema. Quindi buon per te, buon per lui ovviamente. Ci sta, e alla fine la classica diciamo scappatella così nel chilling, cioè alla fine la fanno praticamente quasi tutti, quindi oh, se siete alla fine single e vi piacete, non c'è assolutamente un tipo di problema, cioè ci sta, nel senso, oh, va bene, divertitevi, che cavolo. Ok ragazzi, ultimo segreto di oggi. Allora, la cosa più cringe che mi è mai capitata, è che tipo un annetto fa mio fratello era in bagno e ci stava mettendo un po' troppo. Ho capito, fagli lavare il culetto, scusa, lascialo stare. Io dovevo andarci anche, e quindi gli ho detto che prima di entrare in doccia mi facesse entrare per andare in bagno. L'hai scritto un po' strano, però va bene. E così lui è uscito e ha lasciato il cellulare sul mobiletto del bagno e c'era un video spinto, aperto. Poi, siccome c'erano le cuffiette collegate, no, non me lo dire, si è allontanato dal bagno e si sono staccati e si è iniziato a sentire dei versi forti, e niente, era cringiato. No, dai, sta cosa con i fratelli, no, che roba cringe. No, capisco tutto, capisco niente, ma manca fa così. A me fortunatamente questa cosa non è mai successa. Tipo, a me la cosa più cringe che è capitata con mio fratello è che quando ero piccola non avevo il computer che si era rotto, non avevo internet, quindi ero andata nel suo computer tipo di sera, che lui era uscito con i suoi amici, e volevo andare su YouTube a cercare tipo dei video. Nella barra di ricerca scrivo "you" e potete già immaginare quello che mi è uscito. Io ero piccola, avevo tipo 10-11 anni, ero tipo tutta impanicata dicendo che questa roba. Ho chiuso di fretta e furia perché ero spaventata che potesse entrare mia madre o mio padre in camera in quel momento, e lì sarebbero stati dei sacchi amari. Quindi immagino quanto si possa essere stato cringe per voi due, perché a me c'è stata una cosa non proprio uguale ma simile. Comunque ci sta come segreto, va benissimo, benissimo. Direi che per oggi quindi abbiamo concluso i segreti e direi di arrivare alla fine. Ragazzuoli, siamo alla fine di questo video, spero che ovviamente questo tipo di format vi sia piaciuto. Mi raccomando, se è così, lasciate un bel pollice in su, commentate se volete la parte 2 di questo video, e mi raccomando ragazzi, se volete far parte anche voi di un prossimo video qua su YouTube, importantissimo, seguitemi su Instagram e rimanete sintonizzati, perché io pubblico story tutti i giorni e post ogni settimana, così che almeno vi tengo aggiornati su quello che faccio, e quando vorrò fare un video particolare vi renderò ovviamente partecipi, perché voi sarete proprio i partecipanti di un prossimo video. Quindi ragazzuoli, spero questo video vi sia piaciuto, noi ci becchiamo ovviamente in un prossimo video. Dalla vostra Kratomist è tutto, bella a tutti ragazzi.